Ciao ragazzi, ben arrivati nel mio canale. Ben arrivati nel mio canale. Allora, oggi ho deciso di fare un lavoretto che può darsi che venga bene a qualcuno, può darsi che venga bene a qualcuno, e ho deciso di fare un tutorial. Allora, che cosa faremo oggi? Dunque, quanti di voi è capitato di essere fuori col camper e ritrovarsi con il frigorifero che non funziona, cioè perlomeno che non raffredda? A me è successo questa estate qui in Sardegna con temperature abbastanza elevate e il frigorifero non ne voleva sapere di funzionare, e per far sì che raffreddasse niente niente ho dovuto levare la griglietta davanti per far circolare un po' più di aria per fare questo raffreddamento, questo scambio termico. Anche perché il funzionamento dei frigoriferi, se non avviene questo scambio termico, insomma è un po' complessa la cosa, ma comunque è sempre bello. Tant'è vero che se la temperatura si mantiene in determinati livelli, il frigo funziona perfettamente. Più la temperatura esterna aumenta e l'efficienza di, io parlo dei frigoriferi, diciamo quelli un po' più vecchiotti come il mio, che non sono a compressore. Bene, allora cosa ho deciso di fare? Ho deciso di montare dietro la mascherina esterna al frigorifero, quella di ventilazione, una ventolina, una piccola ventola di aspirazione che aiuta la circolazione dell'aria in maniera tale che la temperatura, perlomeno all'interno del frigorifero dietro, si mantenga più bassa possibile, chiaramente. Bene, a questo punto qua procediamo con il lavoro. Innanzitutto utilizzeremo delle ventole da computer. Utilizziamo questo tipo di ventola perché il consumo è molto ridotto. Io qui ne avevo due, però la scelta, una è da 0,30 A, e l'altra è da 0,13 A, quindi la mia scelta è caduta su questa, che è una ventola che consuma molto poco. Dunque, adesso come prima cosa dobbiamo andare a togliere le mascherine, che nel mio camper sono in questa posizione per poter poi lavorare all'interno del vano. La ventola verrà piazzata dalla parte superiore in maniera estrattiva, cioè che tiri fuori l'aria. La parte più complicata è quella di trovare la sorgente 12 volts. Nel mio caso, avendo l'interruttore dello scalino vicino alla porta, sono riuscito a individuarla in quella posizione. Con l'aiuto del tester, dietro il pulsante, sono andato a verificare se c'era la corrente, se c'era la tensione. Per quanto riguarda il cavo che utilizzo, è un cavo a doppio isolamento bipolare. Ecco, qui lo vediamo bene. È un cavo a doppio isolamento. Lo faccio passare attraverso il foro del pulsante e vado a
finire direttamente nel vano frigo. Provvisoriamente collego i due capi del cavo al pulsante, facendo bene attenzione che non si tocchino i fili in maniera tale da poter verificare se arriva direttamente la corrente. E con l'aiuto della classica lampadina spia che non tradisce mai, andiamo a vedere se la lampadina si accende. E voilà. Una volta verificato la presenza della corrente, procediamo con il lavoro. Adesso dobbiamo trovare la posizione precisa dove sistemare la ventola. Una volta trovato la posizione, andiamo a marcare il punto preciso dove andremo a fare i fori. Eccoli, una volta fatti i fori, io ho utilizzato per fissare la ventola, ho utilizzato del filo di ferro perché secondo me è più pratico, riesco anche a metterlo meglio in posizione. Una volta fissato, controllo che la mascherina non impedisca alla ventola di funzionare correttamente e quindi procedo al collegamento elettrico della ventola stessa. A questo punto, dopo aver ben isolato il cavo, lo fisso in maniera che in posizione, in maniera che non dia fastidio, che non si muova, e quindi a questo punto vado a fare i collegamenti all'interno dal pulsante. Allora, come vedete, ho dovuto praticare un foro laterale per poter piazzare l'interruttore della ventola e qui vado a collegare sia l'interruttore della ventola e sia il prelevamento della 12 volts dall'interruttore dello scalino. Come vedete, io utilizzo un collegamento diretto aiutandomi con un cacciavite allargando il cavo elettrico, il cavo di rame, in maniera tale da infilare il filo da collegare. Ecco, qui vediamo come si presenta il risultato finale dei due pulsanti e adesso facciamo la prova per vedere se funziona il tutto. Eccoli, una volta che noi azioniamo l'interruttore, la ventola si mette a girare. Ecco qui, il tutorial è finito, io spero che vi sia piaciuto, se a qualcuno è venuto bene, e alla prossima, buon lavoro a tutti!